Comunque, Beck diceva, teniamo duro perché potrebbe sbloccarsi qualcosa a proposito della tessera del tifoso. Infatti, fra poco sentiremo anche l'avvocato Contucci da Roma, perché da Roma potrebbe partire un'iniziativa importante. Poi, insomma, so che molte tifoserie sono in fermento, sono state fatte tante iniziative, non ultima quella in occasione delle elezioni, portata avanti dai ragazzi. Partita da Roma, poi portata avanti dai ragazzi di Napoli, ma è sposata da tante tifoserie, anche a Brescia, peraltro abbiamo visto i manifesti tu mi tesseri o non ti voto, per cui insomma tante iniziative sono al vaglio. Ma dovremmo avere un altro collegamento? C'è? Pronto? Sì, Sì, pronto? Andrea da Padova, ciao. Sì, ciao, buonasera a tutti. Andrea, buonasera. Allora, tu sei stato nostro ospite poco tempo fa e con te avevamo parlato di l'assurda diffida arrivata a più o meno 50 ragazzi di Padova, mi pare, no? Sì, 44. Che stavano andando in trasferta a Castellammare di Stabia senza tessere del tifoso, ma li hanno fermati per strada e li hanno diffidati tutti. E Sì, li hanno fermati a 70 km da Castellammare e li hanno diffidati tutti. oggi Per cos'è successo? mancanza di tessera del tifoso e possesso di torcia. Ma erano per strada però, ricordiamolo che erano per strada, non erano per Sì, strada. erano a 70 km. Cos'è successo oggi, Andrea? Oggi finalmente, diciamo, giustizia è fatta, non ci sarebbe, non dovrebbe neanche, non si doveva neanche arrivare a questo, però insomma, finalmente il TAR della Campania ha accolto i ricorsi e ha annullato le diffide ai ragazzi. Questo Beh, questo è davvero un bel successo. è un bel successo perché comunque viene dopo che ce n'era già stato un altro poco tempo fa a Vicenza da parte dei tifosi Sì. del Lecce per lo stesso Sì. motivo. E dopo è successo ad altre tifoserie che sempre a Castellammare. Per gli stessi motivi le hanno dato le diffide, mi auguro che abbiano presentato ricorso anche loro e magari probabilmente verrà tolto anche a loro, visti i casi precedenti, insomma. Sì, questo davvero fa ben sperare, ogni tanto davvero la giustizia c'è. E a proposito di trasferte vietate, parlavamo poco fa, prima di parlare con te, parlavamo con Beck degli Ultrasito, lui diceva, forse i tempi stanno per cambiare, bisogna tenere duro, mi pare che le trasferte vietate stiano un po' vacillando, non so se hai sentito che da Roma potrebbe partire una nuova iniziativa, un carnet di biglietti anche per le partite in trasferta senza tessera del tifoso. Infatti, l'altra volta, se ti ricordi, ti avevo detto la stessa cosa, che dobbiamo sempre aspettare gli americani noi. Noi Vedi? dobbiamo aspettare gli americani. Vedi? Però Però, dai, l'importante, ripeto, io chiaramente sono contento per i nostri ragazzi, ma soprattutto dimostra il fatto che non bisogna mai abbassare la testa, bisogna ribattere colpo su colpo, voi poi meglio di noi lo sapete, insomma, quello che è capitato a Brescia, voi non mollate, continuate ancora a combattere, perché se gliela diamo vinta, la cosa più semplice era dire, vabbè, ormai adesso ce l'hanno tolta, sono passati 6 mesi, arriva l'estate, la gente nostra rientrava a ottobre, perdeva un mese di campionato dell'anno prossimo. però, Però Andrea, non sì. devi dargliela vinta. La cosa più semplice era dire, vabbè, vado a spendere dei soldi, faccio un ricorso che tanto non me lo danno mai vinto. No, si fa tutti assieme, perché se no solo vincendo i ricorsi si può arrivare al punto che comincino a pensarci un mutimeno di più prima di regalarle le diffide. Beh, Andrea, vi facciamo i complimenti, è una notizia davvero che ci fa piacere perché anche se non riguarda Brescia, comunque fa ben sperare che la giustizia ogni tanto possa trionfare. No, diciamo che quest'anno hanno dato parecchie diffide, adesso io so appunto anche ai ragazzi, mi pareva anche dei ragazzi di Firenze, mi sembrava, Milano, che hanno Sì, vinto ricorso sì. anche loro, i ragazzi di Lecce hanno vinto ricorso a Sì. Vicenza, noi abbiamo vinto ricorso a Napoli, cioè, pian piano vuol dire che insomma anche nelle aule di tribunale non sono sempre a sfavore nostro, insomma, dopo il discorso è sempre quello, non abbiamo mai chiesto l'impunità a noi. Certo, assolutamente. Chiediamo di essere trattati come gli altri, punto. Come cittadini. Va bene. Grazie, vi ringrazio e Andrea. ne approfitto, visto che lo conoscete anche voi, di ringraziare dell'avvocato Giovanni Adami, Sì. perché comunque ha preso a cuore questa vicenda e ha ottenuto un successo. E già che ci sono, ne approfitto anche insomma, per salutare Paolo, tutta la sua famiglia e tutti voi. Grazie. Grazie Ciao, buona Andrea, serata. grazie in bocca al lupo.